Ancora una notte di fuoco a Ribera. Non tarda a placarsi l'escalation di auto incendiate. Un ennesimo episodio è avvenuto proprio nelle ultime ore, allorquando ad andare a fuoco è stata l'autovettura di un operaio crispino 60enne parcheggiata presso Largo Kennedy. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la sua Fiat Panda. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma il mezzo è andato semidistrutto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito ed avviato le relative indagini. Per ciò che concerne il rogo, si parla di cause in corso di accertamento. I militari dell'arma della locale tenenza, da quanto si apprende, non avrebbero rinvenuto tracce di bottiglie e taniche incendiarie o di liquido infiammabile, lasciando comunque aperta qualsiasi ipotesi. La causa dell'incendio, in ogni caso, infatti, non apparirebbe chiara. Sempre la scorsa notte, nell'altro versante della provincia, un altro episodio è accaduto invece a Licata, dove ad essere distrutta dalle fiamme è stata una Fiat 500 di proprietà di una commessa 28enne. Per i carabinieri, Ribera e Licata sono per così dire due piazze dove fatti del genere si susseguono periodicamente. A Ribera, come si ricorderà, a causa dei ripetuti episodi del genere, qualche tempo fa si ipotizzò pure l'esistenza di un piromane e successivamente scattò pure un fermo. La settimana scorsa un altro caso incontrato a Piano Cannelle, fiamme su un autocarro Fiat Iveco 35, con cause, anche in questa vicenda, incerte. Sarà l'attività investigativa dei carabinieri adesso a provare a fare piena luce su tutti questi ultimi episodi, con l'auspicio ovviamente che non si tratti di fatti delinquenziali, ma di fortuiti cortocircuiti.